Ciao ragazzi e bentornati oggi qui sul mio canale. Oggi signori siamo qui tornati con un nuovo video, signori, come di consueto, come ogni vigilia di ogni partita, siamo qui con un video prepartita e questo è il video prepartita di Brescia Lecco. Prima di iniziare però signori mi raccomando, cosa fondamentale, massimo supporto signori, non Massimo Cellino, ma massimo supporto, che è diverso. E come fate a darmi il massimo supporto? Iscrivendovi al canale, siamo quasi vicini ai 50 iscritti, quindi mi raccomando fatelo. E iscrivetevi, e sì, buonanotte, e lasciate anche un bel mi piace qua sotto, mi raccomando. È tutto gratuito ragazzi, è tutto gratuito, non dovete pagare ragazzi, non dovete pagare nulla, è tutto gratuito, fatelo e mi fate anche contento. Detto questo ragazzi, partiamo subito dopo 51 secondi di intro, partiamo subito ragazzi con il pre-partita di oggi. E parto col dire, sono spaventato? Sì, allora, riassumiamo così in breve, cioè diciamo che dopo le ultime uscite, ormai forse scontato dirlo, però domani è una partita che dire importante è poco, posso dire quasi che è come una finale, perché veramente domani ragazzi dobbiamo vincere contro una squadra appena retrocessa. Ed è, diciamo, proprio quello che un po' mi spaventa. Perché una squadra che Lecco non avrà nulla da, effettivamente nulla da perdere. E vedendo, ragazzi, le ultime uscite, la squadra che dietro balla è una squadra che non lo so, non riesce a girare come girava prima, non riesce comunque, non lo so, a creare delle occasioni nitide, ma comunque diciamo, non riesce a creare delle occasioni pericolose, nonostante comunque abbia segnato due gol nella scorsa partita, ma nel derby, però, boh, raga, boh, cioè, è una squadra che sinceramente non mi convince. Poi continuo a ribadire, io non sono uno di quelli che dice, però non è meglio che non andiamo ai playoff perché altrimenti facciamo solo figuracce, ragazzi, io non sono quel tipo di persona là. Io comunque, cioè, ho sempre ribadito che voglio arrivare ai playoff e comunque voglio giocarmela, ragazzi, assolutamente. Cioè, poi ripeto, se non ci andiamo va bene, cioè nel senso va bene, è un peccato, però ci può anche stare, certo. Ovviamente non ci sta se guardi comunque le occasioni che hai buttato, le occasioni che hai perso nelle ultime, però non lo so ragazzi, cioè, comunque la squadra non è a livello di una Serie A, questo è poco ma sicuro, però la qualità potrebbe anche esserci per arrivare ai playoff sulla carta, ragazzi. La qualità comunque ce l'abbiamo, abbiamo giocatori validi. Il problema, ragazzi, è che comunque abbiamo delle assenze importanti, delle assenze molto importanti, ragazzi, sicuramente questo ha fatto assolutamente la differenza. Perché se ha fatto male Borrelli, è ok. Poi col Pisa hai avuto Mancini che ha fatto bene, è ok. Poi ti si è fatto male anche Mancini. Non dopo il Pisa, ma comunque poi ti si è fatto male anche Mancini successivamente. Hai dovuto, cioè, siamo andati completamente in difficoltà, ragazzi, praticamente senza punte. Anzi, hai praticamente un'unica punta che è Bianchi, che è limitato, ragazzi, è oggettivamente limitato rispetto agli altri due. Anche Mancini è abbastanza limitato certe volte, però ovviamente l'assenza più importante è quella di Borrelli, senza ombra di dubbio, ragazzi. Quando si è infortunato Borrelli, a parte comunque Mancini che ha fatto bene col Pisa, eccetera, la partita col Pisa, se vi ricordate, abbiamo vinto, però un attaccante come Borrelli ci serve, ragazzi, ci serve un attaccante del genere. E spero tanto che l'anno prossimo comunque Borrelli venga riscattato, perché ha bisogno comunque di giocare anche almeno un'altra stagione intera con noi. E sarebbe ovviamente poi bello rivederlo la prossima stagione. Per il momento, ragazzi, comunque noi abbiamo solo Bianchi come punta e vediamo quello che potremmo fare. Poi diciamo che poi anche altri infortuni di mezzo, come quello di Holzer, che comunque come rincalzo poteva far comodo, anche se forse potrebbe tornare per gli eventuali playoff.
Poi vabbè, l'infortunio di Adorni, ragazzi, infortunio al dito, però comunque è sempre un infortunio. Infortunio al dito che comunque ragazzi, pesa un botto Adorni, perché Adorni nelle ultime uscite e questa legge in generale comunque sta dimostrando di essere sicuramente un metronomo in difesa, e sta dimostrando di essere un giocatore veramente fondamentale, un giocatore che quando ti manca la sente la differenza in difesa, e senti comunque proprio la differenza quando vedi una difesa che prende non regge tra Mangraviti e Papetti, non fanno mezzo Adorni. Vuol dire che veramente comunque sono una squadra che è molto incompleta, però ripeto, io non sono quel tipo di persona che dice meglio non fare i playoff perché altrimenti facciamo solo figuracce, perché comunque ragazzi i playoff, i playoff soprattutto quelli di Serie B, hanno dimostrato spesso di essere imprevedibili, la Serie B in generale ha dimostrato di essere imprevedibile negli ultimi anni e non solo, quindi ragazzi io voglio centrare i playoff e allungare comunque la stagione e vedere poi come andrà. E la partita di domani ci dirà tantissime, ma tantissime cose. Vorrei cercare di arrivare alla partita di Bari di venerdì con delle certezze. Vorrei arrivarci con delle certezze e vorrei arrivarci con dei chiarimenti per quanto riguarda la nostra stagione. E vorrei arrivarci soprattutto con tutta la, diciamo, con un po' più di tranquillità, ecco. Comunque, concludo ragazzi questo video andandovi a narrare le probabili formazioni, ragazzi, del sito Tifo Brescia. Eccole qua, ce l'ho qua davanti, con partiamo dal Brescia, dalla squadra di casa, ovvero noi, il Brescia 4-3-2-1, solito modulo. Ma qui da sempre averla in porta, ragazzi. Allora, sempre averla in porta, ma il titolare è sempre Zerini. Spiegatemi questa cosa. Anche perché c'è qui è di 2 giorni fa questo. Sì, vabbè, però, nel senso. Poi, Yallo, Cistana, Papetti, Dickman, Baghera, Bisoli, Besaggio, i tre centrali, poi Bianchi, Galazzi e qua da Moncini. Anche se Moncini in teoria non doveva recuperare per domani, però a quanto pare qui c'è, quindi magari sarà in panchina, magari domani, non lo so. Comunque qui lo mette di 2 giorni fa, quindi forse, boh, non lo so. Cioè, avevo sentito un po' l'intervista di Maran, ha detto che Adorni mi sembra che non tornava, Moncini era in dubbio, non lo so. Comunque questo è probabile. Poi andiamo con il Lecco, ragazzi, andiamo con il Lecco, quello di sicuro non sarà questa. Il Lecco 4-3-3 con Melgrati in porta, Caporale, vabbè. Bianconi, Celiac, Lemmens, Sersanti, Degli Innocenti, Ionita, Buso, Parigini, Novakovic. Dire ragazzi che se non li battiamo facciamo una figuraccia, ragazzi, con tutto il rispetto per il Lecco. Se non li battiamo c'è qualche giocatore importante come Novakovic, come Ionita, anche Degli Innocenti che è un ottimo giovane. Però, ragazzi, siamo nettamente superiori. Siamo nettamente superiori. Comunque, signori, questo video lo termino qui. Spero appunto che vi sia piaciuto. Ci vediamo ovviamente, salvo imprevisti, domani con il. Anzi, no, lo sanno. Ci vediamo sicuramente domani al 99%. Domani con il post partita di Brescia. Lecco. Ci vediamo in un prossimo video. Massimo supporto. Non al massimo cellino, ma massimo supporto, che è un'altra cosa. Arrivederci. Forza Brescia, sempre.